Mi ricorderò mai di mettere il dannato microfono? Amici, bentornati sul canale con un nuovo video o se è la prima volta che approdate su questi schermi, benvenuti! Come avrete letto dal titolo, oggi parliamo di capelli. È tanto che non vi aggiorno sulla mia hair care routine e la cosa si è resa necessaria dopo che ultimamente vi ho fatto vedere quanto sono diventati lunghi i miei capelli e in particolare ve l'ho fatto vedere su Instagram. Mi sono arrivati una pioggia di direct con le domande più disparate. La più comune è naturalmente: cosa fai per averli così sani, così lunghi? Che cosa usi? Quali prodotti usi? Ma ti sottoponi a trattamenti? Hai l'extension? Hai la parrucca? E infatti i più maligni sospettano, in particolare su Instagram e TikTok, che io indossi una parrucca senza dichiararlo. Mi dicono che questi infatti non possono essere i miei capelli naturali né per lunghezza né per colore. Quindi oggi sono un po' qui a rispondere a tutte queste domande, trovare una soluzione a tutte queste speculazioni, queste congetture, approfittando anche per fare un video aggiornamento sulla mia hair care routine. Che cosa uso, a quali prodotti mi affido, eccetera eccetera eccetera. Come avrete capito, su Instagram e TikTok si affrontano temi in maniera molto focosa, perciò se ancora non mi seguite vi invito adesso a farlo e non perdetevi nessuno dei contenuti beauty che pubblico lì praticamente con cadenza quotidiana. In effetti è tanto che non vi faccio vedere i miei capelli, non ne parlo spesso, io parlo per lo più di make up e skin care e quindi periodicamente quando faccio una panoramica sulla lunghezza i miei capelli, cioè, veramente la maggior parte di voi ci resta scioccata, specialmente quelli che non mi seguono da tantissimo tempo e vedono la lunghezza dei miei capelli per la prima volta, ci restano scioccati e quindi partono un sacco di domande, per cui secondo me è doveroso il video di oggi. Io per esperienza personale mi ritengo una delle massime esperte sulla lunghezza dei capelli, come farli crescere, è possibile farli crescere più velocemente, come far sì che si spezzino meno, perché li ho portati lunghi per tutta quanta la mia vita. Ho fatto la cagata ben due volte di tagliarli cortissimi, una volta quando ero alle medie proprio corti a spazzolina, proprio a maschietto, la seconda volta avevo sui 27 anni e li ho tagliati proprio sotto i lobi delle orecchie, mi stavano male. Io vorrei che mi stessero bene a quella lunghezza, invece mi stavano malissimo, tanto che non posso condividere con voi neanche materiale fotografico perché non ne ho fatto, non ho fatto foto e non ho fatto video in quel periodo, anzi no, forse una foto riesco a trovare, vabbè, vediamo. Per cui dopo aver fatto queste due cagate enormi io so bene che non vorrò mai rinunciare alle mie lunghezze, che non lo farò mai più, per cui ecco, mi ritengo una massima esperta nella cura dei miei capelli. Mi ritengo talmente tanto un'esperta nella cura dei miei capelli che non vado più dal parrucchiere da quasi 6 anni. Non che prima ci andassi spesso, perché ci andavo ogni 2-3 anni, ero per lo più itinerante, non ho mai avuto un punto di riferimento di fiducia, giravo con la speranza di trovare qualcuno di mia fiducia e in effetti c'è un parrucchiere nella mia zona a Firenze che gode tantissimo della mia fiducia per quanto riguarda il colore, le schiariture eccetera, alle quali però non mi sottopongo più, perciò non vado neanche più a trovarlo. Quindi è da 6 anni che non mi faccio più mettere le mani in testa da nessuno, né per schiariture né per taglio. Ogni tanto mi capita di sottopormi a una piega, di andare a lavorare con qualche professionista per questioni di lavoro, come influencer, content creator, come consulente. Mi è capitato per esempio a marzo del 2023 di partecipare a una masterclass con L'Oréal Professionnel e ho fatto una consulenza con uno dei loro parrucchieri professionisti per quanto riguarda la cura dei miei capelli, i prodotti L'Oréal Pro più adatti alle mie esigenze e al mio capello, e con l'occasione quindi mi sono stati fatti provare tutti quanti, mi è stato fatto un trattamento bellissimo con maschere, oli, sieri, piastra, un'esperienza veramente molto bella. Mi è stata fatta una piega dal professionista, però ecco, niente più di quello, se non per questioni di lavoro, per provare trattamenti eccetera, io non mi faccio più toccare i capelli da nessuno, né per tagliarli, né per colorarli, né per decolorarli, niente di niente. L'ultima volta 6 anni fa avevo fatto infatti delle schiariture sulle lunghezze molto naturali, effetto sun kissed, effetto come se fossi andata al mare. Ormai erano 6 anni fa, non è rimasto più niente di queste schiariture, ma erano molto naturali, il capello non ha sofferto minimamente, quindi ho un parrucchiere sul territorio di mia fiducia per trattamenti
trattamenti del genere, quali però non mi sono più sottoposta perché ho la fortuna di non avere capelli bianchi, quindi di non aver necessità di coprire con del colore. D'estate ho la fortuna di schiarirmi tantissimo al mare, trascorro un lungo periodo al mare, quindi con il sole mi si schiariscono molto i capelli, mi si schiariscono a mesh, mi piacciono molto, mi restano per gran parte dell'anno, quindi non ho più sentito l'esigenza di ripetere l'esperienza con decolorazione o schiariture. Quindi diciamo, questa è già una grossa risposta alla vostra domanda: come fai a mantenerli lunghi, sani, lucenti, eccetera. Non li coloro, non li decoloro e quindi già si è risolta una bella fetta di trattamenti che comunque procurano stress al capello a lungo andare, anche se fatti da un professionista esperto. Questo è naturale, si capisce. Inoltre, io ho i capelli così lisci a spaghetto per natura, quindi non ho bisogno di stirarli, passo il phon da 10 euro dell'Eurospin e loro mi stanno così dritti, anche troppo, anzi io lamento della tipologia del mio capello, che si tratta di un capello molto sottile, molto fine, tant'è che quando mi cadono i capelli non danno fastidio, non si trovano nel bagno perché non si vede proprio il capello, è praticamente trasparente da quanto è chiaro e sottile, è una cosa pazzesca. Io li vorrei invece più grossi, più corposi, ecco, invece ce li ho molto sottili, così tanto che non li indosso quasi mai sciolti, proprio perché mi dà proprio l'idea di piattume, di frittata in testa, eccetera. Cosa che si potrebbe risolvere strutturando un taglio scalato in una certa maniera, ma purtroppo la mia esperienza con i parrucchieri per quanto riguarda il taglio dei capelli non è mai stata positiva, non ne ho mai avuta neanche una positiva. Quindi ho deciso di gettare la spugna, di armarmi di tanta pazienza e di spuntarmi io i capelli da sola a casa. E mi ci trovo così bene che non ho più sentito la necessità di andare da nessuno per 6 anni e credo che così continuerò. Cosa succederà quando avrò capelli bianchi, eccetera? Lo vedremo. Sicuramente dovrò rivedere qualche cosa. Però, come dico sempre, ogni giorno ha il suo affanno e va bene così. Quando il problema si presenterà, vedremo. Che poi non è detto che tutte le donne abbiano piacere di coprirsi i capelli bianchi, c'è chi invecchia con grazia anche mantenendo le proprie sbiancature, cioè ci sono donne veramente bellissime che non si coprono i capelli bianchi, quindi non do per scontato che un giorno anche in quel caso avrò la necessità di fare colore. Perciò non faccio colore, non faccio decolorazione, non piastro i capelli, non uso ferro di mia abitudine se non qualche sporadica volta per dare un effetto volume più particolare ai capelli. Si capisce che comunque mantengo il mio capello in una condizione, in un ambiente per il quale non è sottoposto a un grosso carico di stress. A questo ci posso aggiungere che ho una cura maniacale dei capelli con prodotti prima della detersione, durante la detersione, nel post doccia, durante la settimana, ho tutta la mia agenda anche per la cura dei capelli e sono piuttosto qui a parlarvi di quello. Per diversi periodi dell'anno intervengo anche con un'integrazione, ma adesso vi spiego tutto quanto. I prodotti di cui vi parlerò saranno riepilogati giù in info box. Se avrò la possibilità di provvedervi dei link che vi faranno risparmiare qualcosa, lo farò, troverete tutto giù in info box. Seconda domanda: tu indossi la parrucca, tu indossi dell'extension? No, vi posso mettere anche qui delle clip, questa è la lunghezza naturale dei miei capelli. La coda non è posticcia. Ultimamente da diversi mesi mi sono fissata con la coda in stile Ariana Grande, anche se non ho la pretesa di averla bella come la sua, però no, non è posticcia, non è una parrucca, non ho l'extension, non ho niente di niente. Questa è la lunghezza dei miei capelli al momento ed effettivamente non li ho mai avuti così lunghi a questo punto. Però ho un trucchetto per dare un effetto alla coda ancora più lungo, pieno e voluminoso. Vi ho fatto un tutorial su Instagram, vi metto il link del video giù in info box qualora voleste provare a ricreare una coda alta che non sia la solita coda pisserina, per intenderci, ma che abbia un bel corpo, un bel volume. C'è un trucchetto di una banalità estrema, ci si mette pochi secondi a farlo. Se siete curiosi vi lascio il link al tutorial in info box. Che poi mi viene chiesto se indosso extension, parrucche, code posticce, in maniera molto maliziosa, quasi come se ci fosse qualcosa di male nell'indossare queste cose. Ma
assolutamente no, ci sono delle parrucche pazzesche che io sarei curiosissima di provare, addirittura indossare in qualche occasione. Quindi mi viene posto quasi come un insulto, quasi a volermi denigrare rispetto alla natura dei miei contenuti, specialmente quando parlo di capelli eccetera, quando in realtà la cosa non mi offende minimamente, ma descrive benissimo l'utente che va a scrivere queste cose. Figuratevi, io vi ho fatto vedere, vi ho portato con me quando sono andata dal medico estetico a fare il filler alle labbra a settembre. Secondo voi vi metto problemi a dirvi che ho l'extension o che indosso una parrucca? Cioè, ma per favore. Quindi, altra domanda, come fai ad averli così lunghi? Semplicemente non li taglio. O meglio, non li taglio dal parrucchiere, io ho imparato a tagliarmeli da sola, a spuntarmeli di qualche centimetro per togliere doppie punte, eccetera, la parte più sfibrata della lunghezza, ovviamente, e riesco a fare anche una leggera scalatura da sola con una banalità estrema. Vi ho promesso che la prossima volta che taglio i capelli vi riprenderò tutto, in orizzontale, in verticale, da vicino, da lontano, vi spiegherò tutti quanti i passaggi, è veramente una sciocchezza. Queste cose non è un invito a replicarle assolutamente, specialmente se avete un parrucchiere di vostra fiducia, un professionista di vostra fiducia, per l'amor di Dio tenetevelo stretto come la cosa più cara che avete, perché è difficilissimo da trovare. È una cosa che faccio io, su di me, a casa mia, a mio rischio e pericolo, e lo faccio nel bene e nel male. A volte... a volte sono rimasta contentissima del risultato, altre volte ho fatto delle cagate. Questo mi porta oggi, dopo 6 anni che mi tagliuzzo i capelli da sola, a sapere esattamente cosa devo fare e come devo fare. Quindi ci sono stati degli intoppi anche nel fare le cose da sola a casa, però io preferisco fare così, ve lo dico sempre, nel bene e nel male. Ripeto, non è un consiglio, sono qui a parlarvene soltanto perché la richiesta è nata in maniera molto forte da parte vostra, perché vi ha fatto curiosità il fatto che io riesca ad avere capelli così semplicemente avendo una cura domestica. Quindi la prossima volta che taglierò i capelli, immagino sarà anno nuovo, vi documenterò tutto, vi racconterò tutto, vi farò vedere tutto. Finora non avevo voglia di tagliarli e volevo godermi tutta quanta la mia lunghezza. Infatti l'ultima volta che li ho tagliati è stato 2 anni fa. Sì, 2 anni fa. Le premesse circa il fatto che non coloro, non decoloro, ho smesso di andare dal parrucchiere, non uso ferri o tools ad alte temperature, eccetera, non faccio pieghe perché li ho lisci a spaghetto, erano tutte cose, perdonate se mi dilungo, ma doverose, perché evitare queste abitudini fanno davvero la differenza poi sulla salute del capello, che nel mio caso è talmente fine e sottile che secondo me gli darebbe una mazzata incredibile. Infatti ho trascorso un lungo periodo della mia vita in cui mi sembrava che oltre questa lunghezza non crescessero più, e non perché per genetica la mia lunghezza del capello fosse arrivata al suo massimo. Infatti per genetica noi sappiamo che ognuno di noi ha una lunghezza massima di crescita del capello, chi più chi meno. Io pensavo che la mia fosse arrivata qui, e invece non è che i capelli non crescessero più dalla radice, dal bulbo, ma si spezzavano. Con l'esperienza ho capito che la mia strategia non doveva concentrarsi troppo sulla crescita, sul bulbo pilifero, ma doveva concentrarsi sul preservare le punte, le lunghezze dallo spezzarsi. Con queste strategie ho visto davvero i miei capelli crescere in maniera esponenziale, e ho avuto anche l'impressione che improvvisamente crescessero più velocemente, quando in realtà la velocità di crescita è quella e resta quella, e non si può intervenire su quella. Per genetica, per struttura del DNA del capello, quella è la velocità di crescita, punto e basta. Diffidate da chi vi dice che c'è il prodotto, che c'è il trattamento che ve li fa crescere più velocemente. Non è così, semplicemente c'è il prodotto che preserva la lunghezza del capello dallo spezzarsi, quindi il capello, continuando a crescere, la punta si mantiene, a voi vi sembrano più lunghi e che crescono anche più velocemente. È lo stesso identico discorso che vi faccio sui sieri per le ciglia. Non è che improvvisamente si va ad agire sulla velocità di crescita delle ciglia, le si nutre, le si idrata con dei trattamenti per i quali sono meno deboli, sono meno fragili, quindi ci appaiono più folte, più lunghe. Fatta questa lunghissima premessa, vi voglio parlare di cosa faccio periodicamente durante l'anno per quanto riguarda l'integrazione per bocca, perché per me, per la mia esperienza, è importante anche agire dall'interno. Infatti tutti noi siamo fisiologicamente soggetti a una caduta più importante nel periodo autunnale. È un periodo dell'anno che
I nostri capelli sono caratterizzati da una perdita più visibile, più consistente, ed è un fenomeno assolutamente normale, fisiologico, chi più chi meno. Ora, non per addentrarmi troppo in tecnicismi, comunque è un fenomeno che segue un'esposizione al sole che sia più o meno prolungata, che sia più o meno volontaria. Il periodo primavera-estate è caratterizzato dalla naturale esposizione ai raggi ultravioletti, specialmente sul cranio, sulla testa, volendo o non volendo, non è una cosa che si può impedire in alcun modo. Terminata la fase estiva, comincia quella autunnale e tutta questa esposizione al sole fa sì che ci sia una perdita di capelli. Sembra, non so se ci avete fatto caso, che questa perdita autunnale dei capelli anticipi sempre di più. Già a settembre si comincia a notare questo fenomeno, semplicemente perché adesso il sole inizia ad essere più forte e importante già da marzo. Quindi, anticipando l'esposizione al sole, si anticipa anche il fenomeno poi della caduta autunnale dei capelli, che appunto interessa periodo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. Io mi preparo a questo particolare periodo dell'anno con un'integrazione per bocca. Non perché io voglia contrastare o impedire questo fenomeno, che è fisiologico, ci deve essere ed è normale che ci sia, ma per accompagnare i miei capelli e cercare di trovare nella mia spazzola meno capelli di quanti ne troverei senza l'integrazione, senza ritrovarmi ciuffi e ciocche mentre faccio la doccia. È da qualche anno che ho trovato il mio protocollo e ve ne parlo molto tranquillamente, condivido molto tranquillamente. In particolare io utilizzo due integratori per bocca. Confrontandomi con il mio medico e con una dermatologa da cui avevo effettuato qualche anno fa una consulenza, ma così per piacere, quasi per gioco, non perché ne avessi particolare necessità, entrambi mi consigliarono di appunto accompagnare i capelli in tutto questo percorso con un'integrazione a base di biotina, cheratina, vitamine del gruppo B, selenio, zinco e acido folico, importantissimo per la salute dell'organismo femminile, non solo per i capelli ma per tante ragioni. Così mi sono lasciata consigliare, sono andata anche alla ricerca di un integratore che avesse tutte queste caratteristiche, che avesse delle concentrazioni decenti. Per il lavoro che faccio nel corso degli anni mi sono arrivate tante richieste di collaborazioni per promuovere orsetti più o meno colorati, più o meno gommosi, più o meno a forma di unicorno, insomma ci siamo capiti. Non ho mai accettato perché non raggiungevano la concentrazione di tutti questi ingredienti del mio normale protocollo di integrazione, e quindi sapevo che comunque non avrebbe avuto la stessa validità, almeno su di me, e ho preferito continuare a prendere i miei integratori e a non provare altre cose. Quindi sono molto selettiva anche su questo, è la ragione per cui non mi vedete sponsorizzare gommine eccetera eccetera, perché insieme all'indicazione di questi due medici ho individuato quali integratori volevo provare e dalla prima mi ci sono trovata benissimo. Uno sono delle caramelline, per l'appunto gommose, che io trovo su Amazon, sono spesso in offerta, vi lascerò il link in info box, e prendo queste caramelline gommose che contengono tutti gli ingredienti che mi sono stati indicati dal mio medico e dal dermatologo con cui avevo fatto la consulenza. Le prendo già da inizio dell'estate, quindi preparo il capello a questa esposizione solare per poi affrontare la caduta fisiologica dei capelli nel periodo autunnale, per cui le prendo tutti i giorni già dall'estate e le termino di solito verso gennaio con il naturale esaurirsi della confezione, o se non sbaglio ne uso due, ora non mi ricordo, quando si esaurisce la confezione, comunque generalmente verso anno nuovo. Prendo anche un secondo integratore, è un integratore a base di mela annurca campana ed è un ingrediente che mi ha incuriosito tantissimo, perché ci sono diversi dermatologi, ve ne posso citare una, la più famosa, la dottoressa Pucci Romano, ci sono diversi dermatologi, tra cui la dottoressa Pucci Romano, che si occupano di seguire ambulatori che accompagnano il paziente oncologico nel pre, durante e post trattamento di chemioterapia. Come sappiamo, uno degli effetti più visibili, più comuni della chemioterapia è quello della perdita dei capelli. Purtroppo porta con sé anche tante problematiche per quanto riguarda la pelle, e quindi ci sono dei veri e propri ambulatori di dermatologia che seguono
seguono questo tipo di pazienti. E in particolare mi ha colpito molto sapere che gli integratori a base di mela Nurka Campana, in un'altissima concentrazione che viene prescritta soltanto dal medico dermatologo o comunque dal medico specialista, quindi non reperibile da noi sulla grande distribuzione, stiamo parlando di un'elevata concentrazione che deve essere somministrata sotto controllo medico. In ogni caso la mela Nurka Campana ha dato ottimi risultati sulla ricrescita dei capelli nei pazienti post chemioterapia. Questa cosa mi ha colpito tantissimo, quindi mi sono a lungo informata e ho deciso di provare anch'io un integratore a base di mela Nurka Campana, curiosissima. Ovviamente non stiamo parlando delle stesse concentrazioni che vengono impiegate su questo tipo di pazienti, su questo tipo di persone, lì serve una consulenza, è un trattamento medico. Sulla grande distribuzione però sono reperibili per qualsiasi tipo di consumatore degli integratori a base di mela Nurka Campana e quindi prendo anche quelli nello stesso periodo. Io in particolare prendo Anur Metz, mi ci trovo molto molto bene, anche questo ad anno nuovo quando si esaurisce la confezione io termino gli integratori. In particolare questi due integratori li reperisco su Amazon perché sono quasi sempre in offerta, io vi lascio i link giù in info box sempre. È doverosa una postilla molto importante, questi sono degli integratori senza obbligo di prescrizione medica, reperibili sulla grande distribuzione, ne può avere accesso chiunque. Mi raccomando, qualora soffriste di malattie, di patologie, aveste delle particolari problematiche, qualora prendeste già delle terapie, qualora vi sottoponeste a qualsiasi tipo di trattamento e avete un dubbio se poter assumere questi integratori o se possono in qualche modo influire negativamente sulla vostra salute, sulla vostra patologia, sulla vostra terapia a cui già vi sottoponete, mi raccomando, chiedete sempre consiglio al vostro medico di fiducia o allo specialista. Non vi fidate di me, non vi fidate dei beauty guru, anche se io sono una beauty specialist professionista, io resto sempre una makeup artist senza alcuna competenza medica. Io non ho patologie, io non ho malattie, io non assumo farmaci, non mi sottopongo a trattamenti sanitari di nessun tipo, io ho il via libera per prendere questi integratori che comunque, ripeto, si trovano ovunque senza obbligo di prescrizione. Se avete problemi di tiroide, se siete pazienti oncologici eccetera, soprattutto se siete pazienti oncologici, rivolgetevi, vi prego, sempre al vostro medico di fiducia, all'oncologo, al dermatologo, davvero serve un'attenzione particolare. Gli integratori non sono caramelle, perciò alcuni ingredienti potrebbero andare a cozzare con la terapia che state facendo, perciò non diamo niente per scontato, non date niente per scontato quando si parla della vostra salute, mi raccomando, si fa semplicemente una domanda in più al proprio medico: ho sentito di questo integratore, di questo ingrediente, che cosa ne pensa? Via libera, prendi quello che vuoi, oppure guarda, ci sono questi ingredienti, ci sono questi attivi che in questo momento è bene sospendere perché non vanno bene con la tua patologia, con la tua problematica, con la terapia che abbiamo stabilito che è in corso. Passiamo quindi alla vera e propria hair care routine attraverso i prodotti ad uso locale di mio uso quotidiano. Almeno una volta alla settimana, almeno anche due, io mi lavo in media i capelli tre volte alla settimana, cerco per almeno due volte di fare un trattamento pre-shampoo su tutte quante le lunghezze, da lasciare in posa per quanto più tempo possibile, quindi se sono a casa, sto lavorando, sto pulendo eccetera, metto questo in pacco prima di fare la doccia, lo lascio lì in posa il più possibile che può, è un tempo che può oscillare tra una mezz'ora e un'ora. Provo diverse cose, in particolare il mio trattamento pre-shampoo preferito è Olaplex numero 3. Troverete Olaplex ricorrente in tutti i miei video sulla cura dei capelli perché io lo uso da 2 anni con tanta soddisfazione, io ve lo raccomando sempre. Mio trattamento pre-shampoo preferito che penetra all'interno del capello ricostruendo proprio la fibra capillare con questa molecola che ha brevettato solo Olaplex, che è in grado di ricostruire i legami interni del capello e quindi renderli più forti, più saldi e quindi prevenirne lo spezzarsi. Io ho riscontrato proprio questo ed è questo il segreto della lunghezza dei miei capelli che non ho mai avuto così lunghi: preservare i legami interni del capello. In particolare se vi sottoponete a trattamenti di decolorazione ad esempio, è particolarmente importante fare un trattamento pre-shampoo di questo tipo. Io alterno Olaplex
numero 3 che in questo momento ho terminato, come ho terminato anche la maschera di cui parliamo dopo. Sto aspettando le offerte del periodo natalizio per ricomprarmi tutto quanto il set. Quando termino Olaplex numero 3, o quando comunque ci sono dei periodi dell'anno in cui interrompo Olaplex, non lo uso 365 giorni l'anno, faccio altri trattamenti pre-shampoo, come ad esempio nell'ultimo periodo io sto utilizzando sempre, praticamente perché ho terminato Olaplex numero 3, e il Vive Bond Repair, questo appunto il trattamento pre-shampoo, con il 12% di Bond Repair Complex con acido citrico. L'acido citrico è una molecola piccolissima che è in grado di penetrare la superficie del capello per arrivare al suo interno e ricostruire i legami interni del capello, quindi svolge un'azione molto simile a quella di Olaplex, o comunque si propone la stessa finalità. Anche questo si applica su capello umido prima di detergere i capelli, prima di fare la doccia. Io lascio sull'impacco il più possibile, generalmente raccolgo tutta la lunghezza in una crocchia, ci metto la pellicola trasparente per fare effetto sauna e far sì che il calore aiuti ancora di più il prodotto a lavorare e soprattutto non si secchi stando all'aria. Quindi vi consiglio, per aiutare i vostri trattamenti pre-shampoo o le vostre maschere, raccogliete i capelli in uno chignon e avvolgeteli nella pellicola trasparente, vi fa davvero la differenza. Perciò uso questo in alternativa all'Olaplex numero 3, oppure una volta l'uno, una volta l'altro. Io mi ci trovo molto bene. Olaplex numero 3 è un trattamento che ho consigliato a tutte quante, parenti, amiche, eccetera, e tutte quante mi dicono: ah, ma non sono morbidi i capelli, non è una maschera. No, non è una maschera, è un trattamento che ha una specifica funzione: ripararti il capello. Non dona morbidezza, non dona lucentezza, non dona niente. Visivamente tu nell'immediato non godi dei benefici di Olaplex numero 3, vedi il risultato nel lungo termine, che i capelli non ti si spezzano. Per avere lucentezza, morbidezza, eccetera, bisogna intervenire con altre tipologie di prodotti, che sono i balsami, le maschere, gli oli, eccetera. Quindi Olaplex numero 3 è un'altra cosa. Questo invece mi sembra che faccia anche da maschera, perché ha questa azione idratante, emolliente. Sento proprio il capello molto 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 morbido. Un altro trattamento shampoo che faccio meno di una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, è per la cute, per purificare la cute. Io non ho una cute grassa, untuosa, ce l'ho normalissima, ma ho scoperto, grazie ad Aveda, che se n'è uscita quest'anno che si sta concludendo, con una linea dedicata al benessere e alla salute del cuoio capelluto. In particolare ho provato questo prodotto, che vi lascio qua giù, di cui non posso più fare a meno, che infatti sempre con le scontistiche, con le offerte del periodo di Natale, ricomprerò. Mi sono trovata benissimo, perché va a svolgere, ve ne avevo parlato nel video sui miei prodotti finiti, ve ne avevo parlato molto bene lì. È un trattamento che sfoglia il cuoio capelluto, lo libera da sporcizia, impurità, sebo in eccesso, va proprio a liberare in profondità il bulbo pilifero, perché anche il bulbo ha bisogno comunque che la sua salute venga preservata, quindi i capelli vanno detersi bene, la cute va detersa bene. Quindi una volta all'incirca ogni 10 giorni faccio questo trattamento sulla cute, che poi può essere usato come shampoo sotto la doccia, perché una volta lasciato lì in posa per qualche minuto si entra in doccia, si emulsiona con un po' d'acqua, fa schiuma e fa già da primo shampoo. La cute è fresca, pulita, fantastico. Quindi come trattamenti prima dello shampoo agisco su questi due fronti, cute e lunghezze. In doccia non ho proprio uno shampoo preferito, perché mi basta che lavi i capelli. Di solito faccio due shampoo. Il primo shampoo per purificare bene la cute da sporcizia, sebo in eccesso, eccetera. Quindi se ho messo in posa il trattamento di Aveda, quello mi fa già da primo shampoo. Il secondo shampoo non solo va a ripulire bene il cuoio capelluto, ma deve essere a beneficio di tutte le lunghezze. Quindi tendenzialmente utilizzo all'inizio come primo shampoo un prodotto un pochino più purificante, non sebo regolarizzante nel mio caso, perché non ho un capello grasso, ma più ad azione proprio di pulizia della cute e delle radici. Il secondo shampoo invece è ad azione più idratante, a beneficio anche di tutte le lunghezze. Qua c'è il mio amato Olaplex numero 4, che anche questo ho quasi finito, mi piace tantissimo come secondo shampoo, ma io mi giovo tranquillamente di Elvive. L'Oreal Professionnel
mi piace tantissimo la linea Metal Detox, uso tantissimo quello shampoo. Devo dire che come shampoo uso un pochino quello che capita, devo essere sincera. Comunque a Olaplex non rinuncio mai, mi piace tantissimo Aveda, Kerastase. Io provo veramente tante cose, mi vengono inviate a casa tante cose, quindi uso sempre cose diverse un pochino per tenermi aggiornata. Dopodiché generalmente una bella maschera sotto la doccia mentre mi depilo, mi lavo il corpo, eccetera eccetera. Anche lì la mia maschera preferita è la numero 8 di Olaplex, che ho terminato, che devo ricomprare, ma che vi segnalo assolutamente. Quella sì che vi dà morbidezza, lucentezza, districabilità, eccetera eccetera. Ma mi piacciono tantissimo anche i balsami micellari, come vi facevo vedere nel mio video sui finiti, specialmente quando non ho tempo di lasciare super bene una maschera in posa. In pochi minuti queste vanno a chiudere, a sigillare la cuticola del capello, danno una bella districabilità alle lunghezze ed è un'azione un pochino urto che agisce nell'immediato. Mi piacciono veramente tanto, questa è l'ennesima finita. Vi segnalo anche in questo video che a me questa linea viola di Elviva, l'acido ialuronico, mi è piaciuta da impazzire, compreso shampoo, balsamo e maschera. Insomma, uso un po' quello che capita, la costante comunque resta sempre Olaplex. Uscita dalla doccia, avvolgo i capelli in un turbante di microfibra. Io uso tantissimo questi che sono di Decathlon. Nabaiji, costano 4,90€, 5€, qualcosa del genere. Si avvolgono bene i capelli proprio come in un turbante e la microfibra, a differenza del normale asciugamano in spugna o in cotone, assorbe benissimo tutta l'acqua in eccesso senza stressare il capello e senza doverlo sfregare. Per cui lascio il turbante qualche minuto, mi asciuga bene i capelli, quando lo rimuovo sono rimasti praticamente soltanto umidi. A quel punto applico un prodotto leave-in, che può essere un balsamo leave-in. Leave-in vuol dire senza risciacquo, può essere una maschera leave-in, un trattamento leave-in, e qua ne uso diversi, che non è mai lo stesso perché anche qui mi aggiorno. In questo momento sono abbastanza in fissa con il Nutriplenish di Aveda, è proprio un balsamo senza risciacquo post doccia prima dello styling, lo spruzzo. Questi tipi di trattamenti leave-in generalmente sono ben idratanti, districanti delle lunghezze, hanno anche una componente che preserva il capello dal calore dello styling. Mi piace moltissimo anche il prodotto leave-in Metal Detox di L'Oreal Professionnel. Mi piace tantissimo anche, ne avevo parlato in un video vecchio, ma continua a piacermi tanto, questa maschera leave-in 5 in 1, che si trova da Eurospin, amiche. Mi sembra 3,80€, 4€, ora non mi ricordo, forse sono anche un po' cambiati i prezzi, non mi ricordo. Questo fa parte di un vecchio stock che avevo comprato perché va spesso sold out nei negozi Eurospin. È un prodotto che piace tanto, è una maschera 5 in 1, protegge, idrata, disciplina, dona brillantezza, facilita la piega, è proprio una crema bella densa, è molto siliconosa. A me non disturba il fatto la presenza più o meno importante di siliconi nei prodotti, né in quelli della pelle, figuriamoci per quello dei capelli. Anzi, il silicone è una componente importantissima sulla lunghezza del capello, perché va davvero a proteggerlo, a creare un film attorno al capello che lo protegge e mantiene l'idratazione al suo interno. Questo si percepisce che è un bel prodotto siliconoso sul capello, però se soffrite di lunghezze che si ammatassano, di nodi impossibili da districare, questa vi può aiutare veramente veramente tanto. Un pochino pesantuccia, ma se avete lunghezze difficili da disciplinare, difficili da pettinare, ogni volta una sofferenza, tipo sulla mia bambina che ha capelli lunghissimi però anche piccolina, mi scoccia ogni volta doverle far male con la spazzola, questo l'aiuta veramente tantissimo, ammorbidisce tantissimo i capelli e i nodi proprio si sciolgono tra le dita. Oppure utilizzo anche gli oli, dipende un po' dalle circostanze, perché gli oli poi li utilizzo anche su capello asciutto per dare lucentezza post asciugatura, diciamo. Uno tra i miei, forse il mio preferito in assoluto, è questo di Kerastase, quello
quello giallo è il più famoso, io vado avanti a suon di mini size che mi mandano perché comunque costa abbastanza, ma è il mio olio preferito, penso che sia il migliore. Come dona lucentezza lui? Districabilità sia a capello umido che ad asciutto post asciugatura, ha un profumo paradisiaco, bastano veramente delle goccine, quindi è vero che costa ma è molto duraturo come prodotto. Lo applico anche più volte nel corso dei giorni quando ho bisogno di extra lucentezza, extra districabilità. È veramente un prodotto meraviglioso, vi consiglio davvero di provarlo se vi capita di avere tra le mani una mini size, se non volete subito andare a comprarlo, ma cioè veramente, veramente, se potete ve lo straconsiglio. C'è anche quest'altro di Kérastase che uso con meno frequenza, questo è della linea Chronologiste, perché questo è proprio un olio profumato. È meno trattamento, questo è proprio trattamento, ma c'è un profumo pazzesco. Questo invece si concentra di più sull'esperienza dal punto di vista della fragranza, va proprio a profumare il capello. Io non ho notato tutta questa differenza, a me sembra che tutti e due, ciascuno a suo modo, profumi benissimo i capelli. Questo lo trovo leggermente più grassino, più untuoso, meno trattamento, quindi meno idratante, meno districante, eccetera. È più un prodotto che si concentra sul voler profumare il capello. Questo per quanto riguarda il trattamento post shampoo, post maschera, post tutto, prima dello styling, prima di asciugare i capelli. Io l'asciugo a testa in giù normalmente con un fondo a 10 euro dell'Aerospin, vi ripeto, anche se mi fa tanta gola al Dyson per avere quella piega anni 90 super bombshell, però anche lì ci sono pareri discordanti, quindi non, prima di fare una spesa del genere ci penso. Per ora mi tengo il fond da 10 euro dell'Eurospin. E ci sono un paio di appuntamenti alla settimana in cui io applico un siero notturno sulle lunghezze. In particolare io uso tantissimo i sieri di Aveda. Questo è famosissimo, è andato virale quest'anno, è il siero della linea Botanical Repair di Aveda ed è proprio un siero rinforzante ad azione notturna, che anche questo si pone l'obiettivo di riparare le doppie punte, riparare i legami interni del capello. Questo è più invece idratante e nutriente della linea Nutriplenish. A me piacciono molto, nel senso, tutto fa. No, non vedo il miracolo, secondo me il miracolo sta nel fatto di intervenire sulla cura del capello su più fronti, a partire dalle buone e sane abitudini, per continuare l'integrazione con una sana alimentazione, uno stile di vita sano, per poi concludere con una hair care routine con prodotti ad hoc. Quindi mi viene difficile individuare il miracolo in un singolo prodotto. Ci sono alcuni che sono allucinanti, cioè che vedi proprio il risultato pazzesco, come questa che è un risultato immediato di Eurospin, oppure l'olio di Kérastase che ha un effetto immediato pazzesco, allora lì te ne rendi conto. Però ecco, questi li tengo proprio come prodotti che mi mantengono la cura del capello, specialmente di notte. Sono dei sieri che non vanno a bagnare il capello, non vanno ad ungerlo, dopo pochi minuti si asciugano, quindi sono invisibili, non senti il capello appesantito, non lo percepisci più, senti una leggera profumazione. Metto la sera, spazzolo, mi faccio una treccia o mi faccio uno chignon e me ne vado a dormire. So che anche da quel fronte lì io ho avuto cura dei miei capelli. Spazzole, per le spazzole sia su di me che su mia figlia uso esclusivamente le Tangle Teaser. Ne ho di diversi tipi, ma più o meno si somigliano tutte quante. Secondo me questa è proprio quella apposta per i capelli, scusate, spurissima, per i capelli fragili, sottili, che si spezzano, che hanno bisogno di essere districati. A me piace tanto perché non fa male, non fa male proprio, non tira i capelli, aiuta bene a districare i nodi. Io la uso sia su di me che su mia figlia, ed effettivamente rispetto ad altre spazzole che è capitato di usare, cioè se lì era pianto e stridor di denti, con le Tangle Teaser veramente fanno molto meno male e fanno un ottimo lavoro. Mi è capitato anche in passato di provare come trattamento pre-shampoo delle fiale proprio studiate per la cute, per il cuoio capelluto, e andare a stimolare la crescita del capello agendo alla radice sul bulbo pilifero. In particolare quelle che ho provato io mi sembra che contengano degli ingredienti che vanno leggermente
leggermente a creare pizzicore sulla cute, leggermente orticanti, immagino con l'obiettivo, posso quindi immaginare, di irrorare una maggiore quantità di sangue nella zona e quindi riossigenarla, far arrivare tutti i nutrimenti con l'afflusso di sangue, eccetera. Irrorando maggiormente di sangue il bulbo pilifero, la zona della cute, insomma, da quello che capisco l'obiettivo è quello. Quest'anno io ho provato il protocollo Crescina di Labo Swiss, che non ho completamente terminato e ora vi dico perché. Sono delle fiale, è un trattamento completo, ecco, sono fiale così che si applicano su tutto il cuoio capelluto, una fiala così basta e avanza per tutta la cute. È un protocollo, c'è scritto molto bene all'interno del foglietto illustrativo. Ho smesso di usarle le fiale perché mi sporcavano tanti capelli, sentivo pizzicare, se per sbaglio una gocciolina mi colava qui sulla fronte, vedevo proprio la forma della goccia che era caduta perché diventava tutto rosso, quindi ha questa azione un po' urticante, sopportabile per quanto mi riguarda. Me la passavo sulla cute, massaggiavo bene, ricordiamoci che anche un massaggio sia pre-shampoo che durante lo shampoo aiuta tantissimo la circolazione sanguigna, ripristina il microcircolo e riossigena la cute, quindi già quello basta secondo me. Però mi sembrava che sporcasse tantissimo i capelli, avevo dovuto inserire un lavaggio in più durante la settimana perché vedevo il capello sporco, molto sporco già dopo 2 giorni, nel mio caso non avevo voglia di proseguire il protocollo perché in realtà comunque non ho mai avuto un'importante perdita di capelli, ecco, neanche nel periodo autunnale, per cui mi ha fatto piacere provarlo come prodotto, però ecco, no, non l'ho proseguito. Però ci sono anche questi trattamenti, queste fiale proprio ad azione urto sulla caduta dei capelli. Non posso testimoniarvi granché perché, ripeto, io per lavorare sulla perdita dei capelli agisco molto prima dall'interno, soprattutto i prodotti per la cura dei capelli, i trattamenti, non si vedono i risultati nell'immediato. Per vedere un effetto sul capello, quindi dall'interno poi proiettato verso l'esterno sui capelli, ci vogliono tanti mesi, ci vuole tanto tempo, quindi se prendete ora gli integratori non aspettatevi risultati né tra un mese né tra 2 mesi né tra 3 mesi potenzialmente, ci vuole tanto tempo, è un lavoro di pazienza, è un lavoro continuativo nel corso del tempo, quindi non ci credo tantissimo per esperienza personale sulle fiale ad azione urto nel momento in cui la caduta del capello già si sta verificando. Secondo me sono trattamenti da fare prima in preparazione e poi accompagnare durante il momento della perdita fisiologica dei capelli. La vedo un po' così. Amiche, io vi ho fatto un po' un excursus in quella che è la cura dei miei capelli. Vi ho parlato un po' di quello che faccio annualmente, di quello che faccio straordinariamente, di quello che faccio quotidianamente, però mi farebbe tanto tanto piacere se lasciaste un commento su quali sono i prodotti che aiutano voi con varie problematiche. Mi piacerebbe che la sezione commenti diventasse una sorta di forum che può aiutare chi ci legge, perché potenzialmente chi sta aprendo questo video con un titolo del genere sta cercando un aiuto, un rimedio, una soluzione a o alla perdita dei capelli o alla poca salute dei propri capelli, o vorrebbe farli diventare lunghi e sani e folti. Per cui questo è quello che faccio io, ma se avete un consiglio per me o per qualsiasi utente ci legge, vi sarei grata di intervenire nella sezione commenti, sempre in maniera educata, gentile e garbata, come solo la mia community sa fare, perché davvero credo che potrebbe diventare una sezione di forum utile per chiunque poi andrà a leggere. Quindi questi sono un pochino i consigli che vi do io, che troverete riepilogati in info box, però mi piacerebbe davvero che arricchiste questo video lasciando il vostro contributo su cosa può avervi aiutato in qualsiasi aspetto riguardi la salute dei vostri capelli. Grazie se vorrete intervenire e se vorrete contribuire, io sono sicura che sarà utilissimo non solo per me, ma chiunque poi andrà giù a leggere cercando aiuto, conforto nella condivisione altrui, ecco, che questo è importantissimo. Mi è sembrato di dirvi più o meno tutto, non vi prenderò in giro dicendo che non uso gli elastici con il ferretto di metallo, no, non siete scemi, no, non, insomma, chi ha a cuore la salute dei propri capelli sta attento
a non fare certe robe. Non faccio cose strane, tipo usare il cuscino di seta, anche se me l'hanno consigliato. Ma da quello che ho capito, il cuscino di seta aiuta tantissimo chi soffre di capelli crespi. Pare che dia veramente a dare una mano chi soffre proprio di questo tipo di problematiche. Io ce l'ho dritti a spaghetto, però effettivamente la seta, mi spiegava poi una professionista che ho incontrato recentemente a un evento, mi spiegava che la seta effettivamente come tessuto non crea frizione e quindi non crea attrito durante la notte sui capelli. Io di solito me li raccolgo, quindi non ho questo problema, però chi dorme con i capelli sciolti effettivamente durante la notte sfrega tantissimo i capelli, che fanno attrito tra di loro con il tessuto del cuscino, e la seta davvero impedisce tantissimo questo sfregamento, questa frizione che è importantissima per la salute dei capelli. Per cui non escludo di provarla in futuro, in questo momento non mi è capitato, però anche qua, se avete esperienze con la fedra del cuscino in seta, fateci sapere nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, se non l'avete ancora fatto mi sarebbe di grande aiuto, mi farebbe piacere che vi iscriveste al canale e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Vi rinnovo anche adesso l'invito a seguirmi sui miei account social, TikTok e Instagram, se ancora non lo fate. Lì ci sono un sacco di chicche, ci sono un sacco di contenuti beauty molto più frequenti ad ampio spettro rispetto a ciò che pubblico qui sul mio canale YouTube, per cui se vi fa piacere vi aspetto anche lì. E io vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video, spero di non essere stata troppo noiosa, di non essermi dilungata troppo in chiacchiere, spero di aver risposto a parecchie delle vostre domande, dei vostri dubbi, delle vostre curiosità. Se così non fosse, vi aspetto nella sezione commenti. E quindi per oggi vi ringrazio per la vostra attenzione e vi aspetto nei prossimi giorni con un nuovo video. Un bacione!